E questa è la cosa più bella, e questo veramente è un programma che è stato scelto su tutti quanti i canali, tutte le emittenti ci vogliono, tutti quanti ci dicono: ma perché non venite da noi? Ma perché non lo facete da noi anche in piazza del Saudele, che noi diciamo no? È finito, volevo dire solo questo, noi diciamo no perché volevo che sgogliesse un applauso splendido. Grazie di questa vostra spontaneità, signore e signori. Vi vorrei presentare una persona che mi sta veramente a cuore, che è mio figlio, e perché non per essere io uno di quelli che voglio portare avanti i parenti, ma mio figlio è mio figlio. E per me è la cosa più importante. Questo bambino un giorno ne sentirete parlare. Un giorno tutti i giornali saranno pieni con la sua foto. Di profilo la foto! Di profilo è veramente carino. Dimmi, papà Ed, indovina chi viene ora? Chi duroscio, quello lì che si chiama? Comincia per mi e finisce per... Mio... Muruoddo. Muruoddo, che ha fatto una battuta! È un figlio sarcastico anche lui, è un figlio della satra. Senti, papà! Vighi breve! Dimmi! Oh, papà, Scusa papà, io non ti avevo pensato una battuta. No, non ci fa niente, papà, non ci fa niente. Anche non è una battuta, è da banna cama, ma fin davvero. E questo figlio che mi fa scherzi di questo qua è una cosa simpatica, i bambini. Signori, passiamo a un momento che lui che viene dalla Francia, lui che in tutti i marciapiedi francesi conosce tutti quanti i Champs-Élysées dalla Torre Eiffel. Signore e signore, vi voglio presentare Mimmo. Mimmo, che cosa ci mimerai stasera? La coppola lo sto vedendo. Ti mangiaste pollo? E Sandra, io lo lascio solo, ha fatto una canna da lancio. Vorrei ricordare i prossimi impegni di Mimmo. Si troverà il 13 di giugno a lavare scala in tuo palazzo Campacci, mentre i 14 lo possiamo trovare a piazza Duomo, a Villa Maragli, a darci a mangiare i cani. Bene, tutti quanti conoscono il tuo passaggio, la tua tournée, direi di fermarci un attimo e riprendiamo immediatamente. Saudeli! Bravo!